siamo a Sanremo. Dalla nostra bellissima postazione di Sanremo qui a Radio Bruno abbiamo Giulia Luzzi, benvenuta. Grazie. Protagonista di Romeo e Giulietta. Ah, che saranno, cambia il mondo. Saranno protagonisti questa sera al Festival di Sanremo. Immagino che l'emozione, avete calcato tanti palcoscenici. Sì, però questa importanti sera... anche, ma l'Ariston e l'Ariston lo dicono anche i più grandi, per cui figurati io che comunque mi ritengo un'artista emergente, una giovane emergente, mi ritengo super fortunata e ancora incredula perché non me ne sto ancora rendendo conto. Tra poco abbiamo le prove, forse inizierò a realizzare fra qualche ora. Uno spettacolo bellissimo, intenso, emozionante, prodotto da David Zard, e David è sempre presente con sempre i suoi consigli. Sempre, David è veramente una persona speciale, non solo un grande professionista ma una persona di un'umanità rara, e sono molto fortunata ad averlo incrociato nel mio percorso. Ci eravamo incontrate per un evento presentato sempre da Radio Bruno tempo fa, prima dell'esordio. Come sta andando? Sta andando benissimo, un grande successo ovunque, in ogni tappa che tocchiamo, Roma, Napoli, Firenze, Torino, ovunque. Adesso andiamo anche all'estero, perché dal 21 febbraio siamo ad Istanbul fino al 1 marzo, per cui un'altra esperienza nuova, meravigliosa, e siamo tutti curiosi di vedere il pubblico estero cosa penserà di noi, perché ormai quello nazionale ci adora, è così, non è una cosa oggettiva, è un grande successo. Vediamo cosa succederà all'estero. Cosa succederà invece sul palco dell'Ariston? Guarda, faremo un medley di alcuni tra i pezzi più belli dell'opera e nulla, con costumi, siamo al completo, insomma, poi saremo più di 40, per cui proprio invadiamo l'Ariston e speriamo piaccia, insomma, la nostra esibizione. Invece dopo Sanremo che cosa succederà a te, Giulia? Tu sei attrice di tante fiction, sei anche voce ufficiale di Hannah Montana, quindi di Miley Cyrus, doppiatrice quindi. Sì, ho iniziato un po' con il doppiaggio, poi sono passata per le fiction, adesso però torno al mio primo vero amore che è la musica, oltre al teatro, e infatti in primavera, ad aprile, uscirà il mio primo singolo, e anzi verrò a trovarvi di nuovo per parlarvene meglio. Va bene, perfetto. Grazie. Possiamo sapere il titolo in anteprima? Sì, si intitola L'amore che torna, è un pezzo scritto per quanto riguarda il testo da Vincenzo Incenso, per cui lo rincontro anche questa volta, e le musiche sono di Gianluca Falcone, e, ma tanto tornerò a parlarvene sicuramente. Perfetto, ti aspettiamo. E grazie mille di essere stata con noi. Se puoi salutare gli grazie amici a voi, di Radio Bruno. Un saluto a tutti gli amici di Radio Bruno e un bacio. Ciao. Radio.